Ciao belli! Vedete, i capelli sono veramente un disastro, non è rimasto un riccio che sia uno. Direi che è l'ora di fare una bella maschera idratante e farle un bel lavaggio e anche un bel styling, perché li voglio proprio definiti, belli, definiti, piccolini, perfetti. Quindi accompagnatemi in questo video. La preparazione di questa maschera è davvero molto semplice. Mettere dell'acqua e aggiungere dell'avena, all'incirca 2-3 cucchiai di avena, dipende dalla necessità, sapendo che io la userò sia per i capelli che per il viso che per il corpo, ho messo un pochino, la lascio bollire perché diventa comunque densa e dopodiché aggiungo un goccio di olio d'oliva. Ma sapendo che l'olio d'oliva adesso è diventato caro come l'oro, io ho messo proprio un goccio. Ma possiamo mettere l'olio di cocco, possiamo aggiungere l'olio di semi di lino, qualsiasi altro tipo di olio che avete a casa, di avocado, che costa meno dell'olio extravergine adesso. Basta mescolare il tutto e frullare il tutto. Il mio frullatore purtroppo non è che frulla benissimo, vi consiglio di usare un frullatore che vi rende proprio una crema, perché poi dopo, quando lo applichiamo sui capelli, li laviamo, rimangono i pezzettini e sono difficili da togliere. Invece vi consiglio di frullarlo bene. Io ho lavato i capelli e velocizzo il video perché sono veramente tardo un sacco di tempo. Ho lavato i capelli e vado ad applicare questa maschera sui capelli, che è ancora calda la maschera. Quindi i miei capelli assorbono tutti gli oli, assorbono tutto, perché tra solo il fatto che sono bagnati e tra il fatto che la maschera è calda, non è che brucia, però caldina. Vi consiglio, se avete la possibilità di scaldare i trattamenti che fate a casa, veramente i capelli riescono a assorbirli meglio e la idratazione è favolosa. Comunque, l'avena, come vedete nei miei video, perché non è la prima volta che ci parlo dell'avena, è veramente, veramente molto, molto idratante e rigenerante per i capelli secchi, per i capelli danneggiati, per i capelli sfibrati, per i capelli deboli, per i capelli secchi, per i capelli crespi. È veramente una toccasana per chi non l'ha provata, non può capire il beneficio che lascia. Sapendo che io oggi è il mio giorno di riposo e quindi sono a casa, stamattina sono uscita. E quindi ho lavato i capelli, ho lasciato la maschera praticamente quasi tutto il giorno e l'ho lavata la sera. L'ho lasciata proprio a reagire. Voi, se avete la possibilità, potete applicarla di notte e lasciarla a riposo tutta la notte, sarebbe l'ideale, perché così i nostri capelli gli diamo tempo di rigenerarsi. Dopodiché questa maschera la potete mettere in frigo e applicarla sotto la doccia. Quando lavate i capelli, pettinateli, passate il balsamo, dopo il balsamo applicare questa maschera e lasciarla agire almeno 5 minuti, 10 minuti nei capelli, e dopodiché la lavate. Veramente, veramente vi cambia i capelli, vi cambia tantissimo se continuate a utilizzarla. Io questa maschera la uso anche per il viso, perché non potete capire come lascia il viso vellutato, lascia il corpo vellutato. Infatti la applico anche sotto la doccia prima di uscire, quando mi sono già lavata eccetera, la applico, la lascio a riposo 2 minuti e poi mi risciacquo. Ho lavato i capelli, ci ho messo oramai l'aceto di mela, non ho usato né shampoo né balsamo né niente, l'ho sciacquati. Guardate, la maschera migliore in assoluto che ho mai applicato sui capelli. L'avena veramente lascia i capelli spettacolari, sono contentissima, contenta, ma anche per la pelle, per il corpo. Infatti prima di uscire dalla doccia ho messo un po' di avena, l'ho lasciata a riposo sulla pelle un po', perché purtroppo io ho la pelle secca del corpo, e stamattina sono andata al mare e mi si secca tantissimo, e quindi ho detto vabbè,
la metto, l'altra la metto in frigo e sapendo che dovrei lavarmi i capelli questa settimana, oggi è martedì, il video sarà pubblicato domenica e sicuramente lavorerò i capelli il venerdì. Martedì, sì, credo il venerdì, o il venerdì o il sabato dovrei lavarmi i capelli. E quindi la lascio in frigo e la applicherò, l'applicherò solamente prima di, l'applicherò solamente un pochino e l'applicherò sotto la doccia, la lascio a riposo per 2-3 minuti e poi li faccio, perché i miei capelli adesso stanno cambiando, c'è tanto vento qua e quindi sono di una morbidezza, mamma mia. Applicare il mio dalla radice fino alla punta, che questa crema è abbastanza leggera. La mia vasellina che la metto davanti alla stufetta così si scioglie. La vasellina solo nelle punta. Thank you.
Sono appena tornata dalla passeggiata, mi sono data un po' di colore e vado a separare i ricci per dare più volume. Guardate che bei ricci. Non so se riuscite a vederli bene. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti, grazie per le persone che mi seguono, le persone che si iscrivono. Se avete qualche richiesta, informazione, ben venga. E mi raccomando, seguitemi su Instagram e Facebook. E se volete farmi delle domande un po' particolari o più dirette o più private, vi consiglio di scrivermi su Instagram. Quando posso rispondo sempre. Gente, alla prossima e buona domenica a tutti!